Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi siamo di nuovo qui in questa postazione informale per fare un altro book tag ed è il libri che non leggerò mai tag. Sono una serie di domande che diciamo fanno togliere alle persone i sassolini dalla scarpa e non bisognerà più dire no, forse sì, lo leggerò, boh, sì, dai, un giorno lo prenderò. Invece no. Ora sfoghiamoci e diciamo tutti i libri che non mi interessa leggere. Cominciamo con la prima domanda. Un libro di cui tutti parlano e che a te non interessa. Allora, vi dirò un paio di titoli dei quali si è sentito molto molto parlare negli ultimi mesi, che sono Storia della Buonanotte per bambine ribelli. Non mi interessa. Sì, ok, le illustrazioni sono belle, però secondo me ci sono tantissimi altri libri per ragazzi che meritano molto di più rispetto a questo. Secondo me è stata una grande mossa editoriale, ma per il contenuto che ha, non credo che leggerò mai. L'ho sfogliata un pochino sia in libreria che in biblioteca, ma non mi ha proprio detto niente. Cioè, secondo me è proprio solo meramente un prodotto commerciale, ma è la mia opinione e le storie potevano appunto essere scritte meglio e non è assolutamente un libro che leggerò e neanche mai comprerò, insomma, e non regalerò nemmeno perché secondo me ci sono veramente tanti altri libri che meritano di essere regalati e che raccontano storie per ragazzi migliori rispetto a quello. Un altro libro, ma in questo caso è una serie di libri che non mi interessa leggere, non mi dice niente, non è una cosa che mi interessa. Ora come ora, ed è la saga dell'amica geniale di Elena Ferrante. Non so per quale motivo, ma non mi ispira. Ora come ora proprio non mi dice niente e non la comprerò di sicuro e non la leggerò, almeno per ora. Quindi magari in un futuro prossimo mi vedrete leggerla, però ora come ora non mi interessa recuperarla e anzi mi ha anche un po' schifata, l'ho vista veramente troppo, ha saturato qualsiasi cosa, cioè sia su Instagram che su Facebook che nelle librerie te la propinano in continuazione, mi sembra più puro marketing che qualcosa. Probabilmente mi sbaglio perché tantissime persone dicono che è molto molto bella, però non so, a me ha fatto un po' venire la nausea questo continuo a essere ovunque, cioè, boh, per ora non mi interessa leggerla, magari tra un paio d'anni la recupererò, ma per ora proprio no. Altra domanda, una serie che non inizierai mai o che non finirai mai? Potrei rispondere con la serie appena nominata poco fa. Un'altra serie che non finirò mai probabilmente è Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin, ma perché non... cioè i libri li pubblica uno ogni 7-8 anni, forse, visto che l'ultimo libro che doveva uscire ancora prima dell'inizio della quinta stagione ed è da anni che posticipa. Seguendo anche la serie TV mi sono un po' persa rispetto a quello che era successo nei libri e mi sto confondendo con quello che poi è successo nella serie TV, quindi mischiando le cose si fa solo che confusione. Sinceramente, ora come ora, l'anno prossimo finirà la stagione, cioè i libri lui non si muove a scriverli e io mi sono anche stufata. Non sono una molto paziente, cioè se devi scrivere delle cose cominci a scriverle e poi uno si appassiona e poi non scrivi più. Vuol dire che o muori e quindi hai una scusa bella e buona, oppure, cioè, muoviti a scrivere e invece di scrivere quello, scrive tutt'altro. E sinceramente mi sono un po' stufata, quindi non credo la finirò. Magari quando finirà di pubblicare i libri li leggerò, ma ora come ora non mi interessa per niente finirla. Terza domanda. Un classico che non sei interessato a leggere? Vabbè, qui sfondiamo una porta aperta. Allora, diciamo che i classici io ne ho letti veramente tanti, perciò me ne rimangono pochi che non ho letto, però di quelli che mi rimangono che non mi interessano ora come ora e penso anche in futuro, c'è cioè Dracula, che proprio non mi interessa, cioè qualsiasi cosa che abbia come protagonista un vampiro, che possa essere Dracula o anche qualcos'altro, non mi interessa minimamente, anzi, cioè, oh, che palle. Un altro libro che non mi interessa minimamente leggere è Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. A me Oscar Wilde non piace come autore, l'ho studiato alle superiori a scuola, ma non mi interessava, non mi è piaciuto. E alcuni
brevi estratti del ritratto di Dorian Gray li ho dovuti leggere, ma non mi sono piaciuti, anzi li ho trovati piuttosto noiosi e la sua scrittura è piuttosto pedante, quindi non credo lo leggerò proprio mai, 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 mai quello. Un altro libro che non mi interessa leggere è Madame Bovary. Ma perché ho avuto una brutta esperienza a scuola e non so, me ne hanno fatto proprio perdere l'interesse. Un altro libro che invece è un classico e che qualche anno fa avrei detto che non lo avrei proprio mai letto è Moby Dick, ma ho cambiato idea recentemente, nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno ho cambiato un po' idea e penso che quello sì, lo recupererò. Un altro classico che sono stata costretta a leggere per scuola è stato Frankenstein, che ho odiato dalla prima pagina all'ultima pagina, l'ho trovato una enorme lamentela e basta. Cioè io di storia di Frankenstein non ci ho trovato niente, solo un'enorme lamentela dall'inizio alla fine. Proprio l'ho odiato, e siccome l'ho dovuto leggere sia in italiano che in inglese, l'ho odiato per 2 volte, nonostante conoscessi già la storia, proprio una noia mortale. E quello non ve lo consiglio minimamente, cioè io personalmente non lo consiglio, non mi è piaciuto e quindi vi dico, evitatelo, non avvicinatevi, può sembrare figo, ma non lo è, almeno dal mio punto di vista. Quarta domanda. Generi che non leggi mai. Generi ai quali non mi avvicino mai sono gli horror e i thriller, specialmente quelli svedesi che li trovo solamente dei mattoni. Non so per quale motivo, ma a me le storie che ci sono scritte nella retrocopertina sembrano sempre tutte uguali. Ho provato, ho detto, vabbè, dai, proviamo magari a vedere se qualcosa mi potrebbe interessare, magari è solo un pregiudizio, invece le storie che ci sono scritte nella retrocopertina, secondo me, sono tutte uguali. E di autori svedesi, norvegesi e comunque scandinavi che scrivono cose migliori ce ne sono, e spero che la gente smetta di leggere solo i thriller che provengono da quei paesi e cominci a spostarsi anche sulla normale narrativa, perché veramente c'è molto di meglio. Secondo me, poi, sempre opinione personale, non sminuisco quelli che li leggono, anzi, se a loro piacciono ben venga, a me proprio no. Un altro genere del quale mi tengo piuttosto a distanza è la fantascienza. Non mi piacciono le astronavi, non mi piacciono le battaglie con le spade laser, infatti non mi piace Star Wars. Infatti non mi piace Star Wars e mi dispiace, ma proprio non mi piace, non mi dice niente. L'unico libro di fantascienza che ho letto è La Guida Galattica per Autostoppisti, che di fantascienza sia solo il contorno, ma è più un libro ironico e io, a me fa tantissimo ridere, cioè è piaciuto veramente tanto tanto, mi ha fatto veramente ridere. Quello sì ve lo consiglio, ma non è proprio fantascienza pura. Ho provato a leggere Yo Robot di Asimov, ma non ce l'ho fatta, cioè proprio no. Ho provato anche altri titoli suoi su consiglio della mia bibliotecaria, ma no, 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 li ho riportati indietro il giorno dopo. Insomma, li ho provati, ma non mi sono piaciuti e non mi sono interessati, perciò ecco un altro genere dal quale mi tengo a distanza. Oltre ai romanzi rosa, perché io odio la romance, odio totalmente quelle cose, quelle storie d'amore che devono infilare dentro dappertutto. Che palle! Tra l'altro, piccola parentesi, se avete visto l'ultima puntata di Game of Thrones, che palle anche quello, cioè. Cosa serve? È inutile, è totalmente inutile. Ma vabbè. Comunque, i romanzi rosa in genere non mi piacciono e non credo di averne proprio mai letto nessuno, ma proprio sempre tenuta a distanza. Perciò, ricapitolando, horror, fantascienza, thriller e romanzi rosa sono proprio i generi dai quali mi tengo piuttosto a distanza. Quinta e ultima domanda, un libro sui tuoi scaffali che probabilmente non leggerai mai. Ne ho un paio. E sono 900 di Baricco. Cioè, ho provato a leggerlo, ma non mi. No. Infatti, penso che lo aggiungerò in scambio su Acciobooks oppure lo andrò a vendere perché, cioè, proprio zero. Non mi è piaciuto nemmeno per. Cioè, non sono riuscita ad arrivare, penso, neanche a pagina 10 ed è un libricino così. Quindi, vabbè. E un altro libro che non leggerò mai è Shadowhunters, il primo, me l'hanno regalato e ce l'ho lì e non so cosa farmene perché non mi interessa minimamente, quindi sto cercando in tutti i modi di trovare qualcuno a cui darlo via, ma non lo trovo. Ho provato, me l'ho messo anche su Acciobooks e nessuno mi risponde e quindi penso che finirà venduto anche quello su
qualche sito o andrò da Libraccio e mi farò dare dei soldi, perché non so come fare, non mi interessa proprio ed è lì che mi guarda e occupa spazio, perciò dovrà andarsene molto presto. Bene, il video finisce qui, vi lascio qui sotto sempre le domande, se siete interessati rispondete nei commenti se vi va, oppure se volete fare un video o qualsiasi altra cosa, un post su Instagram, taggatemi, seguitemi su Instagram che lì pubblico molto spesso i libri che ho in lettura e niente, il video finisce qui e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!